nostra controcopertina curata da Luca Cardinalini e dedicata alla rassegna Matti per il Calcio organizzata dalla UISP è giunta alla 16ª edizione. Grazie per l'attenzione e buona serata. 7, scarpa stracciata. Matti per il calcio, lo siamo un po' tutti, chi più, chi meno. Qui si gioca anche con le parole, con l'autoironia, per un torneo giunto alla 16ª edizione che mette di fronte squadre che fanno capo non a fantomatici fondi internazionali, ma più meritoriamente ai centri di salute mentale italiani. Operatori, pazienti corrono dietro a un pallone nel centenario della nascita dello psichiatra Franco Basaglia. Un centenario per noi importante, quindi una dedica speciale al professor Basaglia che, ecco, seppe per primo mettere in evidenza che accanto alla cura c'è la socialità, accanto alla cura c'è anche lo sport, come Matti per il Calcio dimostra ormai sin dagli anni 90. Non vi guardate, non vi parlate. È un problema se non vi parlate. Il calcio, insomma, come inclusione, socializzazione e terapia. La diminuzione dei TSO per chi pratica l'attività sportiva come riabilitazione è notevole, quindi è, dal punto di vista terapeutico, è importante. Va bene così, nel senso sì, stava per 6-0, ma questo è relativamente importante. Solo chi non vive i dipartimenti psichiatrici non lo sa. Titolare, spero di essere anche titolare nella vita. I compagni si lamentano che ogni tanto fai delle papere. Sì, no, io non sono una papera. Il tifoso dell'Arezzo. No, della Juve. Mi spiace, scusate.